Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post qualifiche del Gran Premio di Portimao della MotoGP ed è pole position di Miguel Oliveira, prima pole position in MotoGP, settimo poleman stagionale. Ragazzi, sessione di qualifica come sempre molto ma molto bella, dove abbiamo visto tra l'altro un Franco Morbidelli molto ma molto ispirato. Ragazzi, Franco Morbidelli che va davvero molto ma molto forte. Attenzione, per il 2021, se la Yamaha gli dà un mezzo decente, io credo che lo vedremo lottare, direi anche per il campionato, vediamo un po'. Per senz'altro ragazzi, vi propongo i risultati. Come ho detto, pole position di Miguel Oliveira con un tempo di 1:38.892. Seconda posizione per Franco Morbidelli che ha fatto la Q1 e la Q2, per lui 1:38.936. Terza posizione per Jack Miller, anche lui ha fatto una bella sessione di qualifica, 1:39.038. Quarta posizione per Cal Crutchlow che correrà questa domenica la sua ultima gara in MotoGP. Quinta posizione per Fabio Quartararo con un 1:39.199. Sesta posizione per Stefan Bradl, che ha avuto qualche piccolo vantaggio perché lui ha girato qua nei test con una MotoGP. Settima posizione per Johan Zarco, che oggi quasi si beccava una sanzione e direi sarebbe stata anche meritata. Ottava posizione per Maverick Viñales, nona per Paul Espargaró. Decima posizione per Alex Rins, oggi le Suzuki hanno fatto tantissima fatica. Undicesima posizione per Takaki Nakagami, dodicesima posizione per Andrea Dovizioso, tredicesima per Brad Binder. Quattordicesima posizione per Alex Espargaró, quindicesima per Pecco Bagnaia, sedicesima per Alex Marquez, diciassettesima per Valentino Rossi. Diciottesima posizione per Petrucci, diciannovesima per Lorenzo Savadori. Ventesima posizione per Mir, ventunesima per Tito Rabat, ventiduesima e ultima per Mika Kallio. Per quanto riguarda le velocità massime, prima posizione per Jack Miller con la Ducati, 345 km orari. Seconda posizione per Dovizioso, un'altra Ducati, 343,9. La prima moto a non essere una Ducati è quella Honda di Stefan Bradl, per lui 339,6 km orari. Ultima posizione, come sempre, Franco Morbidelli, 331 km orari. La Yamaha di nuovo la più lenta. Dopo le dichiarazioni, ed inizio con Miguel Oliveira, il poleman. La pole qui è molto speciale, non so dove ho trovato questi decimi per fare la pole position. Stamattina c'era molto meno vento rispetto ad adesso e a noi ci ha messo in crisi la moto. Ma il team ha fatto un buon lavoro nel lasciarmi una moto competitiva. Bisogna finire questo lavoro domani. Sono molto motivato ma anche tranquillo per affrontare la gara di domani. Dopo Franco Morbidelli. È stata una giornata molto emozionante, un roller coaster come questa pista. Stamattina per qualche motivo non mi sentivo bene con la moto e non riuscivo ad essere veloce, però sapevamo che potevo essere veloce perché ieri lo eravamo stati. Abbiamo cercato di recuperare la strada adattandoci alle condizioni della pista perché sono migliorati da ieri ad oggi e abbiamo lavorato bene in PL4 e Q1. Mi sono sentito bene, è stata una bella giornata. Dopo Jack Miller, ovviamente possiamo dire che abbiamo fatto un quarto del lavoro. Partire in prima fila rende tutto più semplice, soprattutto qui dove il primo giro sarà piuttosto frenetico, immagino. Devo stare fuori dai guai e magari andare in fuga nelle prime posizioni. Anche se Miguel ha fatto un passo fantastico per tutto il weekend, dovremo provare a sfidarlo domani. Ragazzi, per ultimo, prima di chiudere, vi voglio dire che c'è stato un botta risposta tra Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow. Sicuramente ve lo proporrò nella prossima puntata di MotoGP Notizie, ma devo dire, ragazzi, è incredibile. Ma ragazzi, senz'altro, allora, ci vediamo domani con la gara. Vi auguro a tutti una bellissima giornata e un saluto alla prossima.